come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Mia madre, la mia famiglia. Salve a tutti e bentornati su Rompiscatole. Prima di iniziare vorrei invitarvi a iscrivermi sulla mia pagina Facebook e iscrivermi al canale YouTube e azionare la campanella per rimanere sempre informati. Dopo di questo volevo salutarvi perché è da tanto tempo che non ci sentiamo, ma come vi ho sempre detto io parlo su fatti e sulle carte. Se non si dice niente, se non si fa niente, non c'è nulla da dire. In questo periodo, in pochissimo tempo, si è detto e si è fatto tantissimo e quindi sono tornato. Per la gioia di alcuni e la disperazione di altri, ma va bene. Sicuramente vi aspetterete che parli dei gazebo, cosa che sta tenendo Erke col fiato sospeso, vabbè. Ma oltre a questo vorrei parlare di alcune cose che sono successe in consiglio comunale e quindi parlerò prima di quello. Innanzitutto vorrei spezzare una lancia a favore del consigliere Saracino, perché ha pienamente ragione a lamentarsi che non gli arrivano le carte. Però, giusto per chi non l'ha visto, vi faccio sentire cosa ha detto il consiglio comunale. Penso che quando veniamo in consiglio, gli atti che dobbiamo deliberare corrispondano a quelli che ci mandate. È stata una casualità che oggi abbia chiesto alla segreteria se mi mandasse gli atti. Poi, controllando con quelli che già avevo, erano diversi. Posso arrivare in consiglio con un atto diverso? È giusto. È giusto. Però, cara Chiara, il problema, sai qual è? Che non è che è sbagliato quello che tu dici. È sbagliato che lo dici tu. Quindi è sbagliato. E sai perché? Perché a Erki ti dite la memoria, come tutta Italia, la memoria dei pesciolini rossi. Un problema mio, perché tra tanti pesciolini rossi, cacciare l'elefante, perché l'elefante è quello con la memoria più grande del regno animale, no? Cioè succede che si trova a disagio. Quindi un problema è mia, che sono un elefante tra tanti pesciolini rossi. E mi sento un emarginato, un escluso, uno diverso, solo uno diverso. Perché me ne ricordo le cose? Cioè, il consiglio comunale, tu lo faci, ma io mi ricordo che cosa ti è stato detto e cosa hai detto tu. E proprio per questo ci penso io con ricordo a te e a tutti cosa succedeva qualche anno fa, quando il consiglio comunale tu eri vice sindaco e all'opposizione ci stava il consigliere Ilaria Roma. Ecco il filmato. In caso affermativo, come mai questa relazione non c'era stata consegnata? E bisogna anche informare le persone qui presenti che la relazione ci è stata consegnata questa sera nel plico che abbiamo trovato sulla nostra scrivania, plico che conteneva degli atti di bilancio diversi rispetto a quelli depositati al momento dell'apertura. Torno a ripetere, è facoltà modificare i documenti del bilancio, però bisogna ridepositarli, bisogna ridare a tutti la possibilità di poterli studiare, di poterli valutare, di poter vedere. È giusto, ha ragione il consigliere Roma. Ma ci rendiamo conto che ha detto le stesse cose che hai detto tu in consiglio comunale? Cioè, questo è un modo di fare tipico proprio del comune di Erche. Il problema è che se lo dice Domenico Mancini, che non ci stava in consiglio comunale, è un conto. Ma se lo dici tu, che stavi dall'altra parte e con aria di sufficienza, perché c'è un pezzetto in cui l'aria Roma dice che trattate in opposizione sempre con aria di sufficienza quando fanno questo tipo di richieste, e mo ti lamenti perché dall'altra parte con aria di sufficienza ti trattano alla stessa maniera, è un po' ipocrita la cosa. È questo che non va bene, non la sostanza, cioè che ti arrivano i documenti in ritardo,
lì hai pienamente ragione. Cioè, Erchi si continua a fare ipocrisia. E qua, un attimo, continuo la storia. Per esempio, c'è un altro filmato che non mi ricordo qual è precisamente. Se volete poi lo vado a trovare. Ma dove il dottore Polito dice addirittura una cosa importante. Dice, non mi è arrivata l'email con i documenti. Il presidente del consiglio gli rispose che non è scritto sul regolamento che devono mandare. E lui dice, sì, ma si è sempre usato così, proprio uno dei primi è stato. Si è sempre usato così, e dice, vabbè, però sul regolamento c'è scritto che se non te li mando te li puoi venire a prendere. Cosa che è successo anche in questo consiglio comunale. Dove tu dici, per casualità sono passata. Perché così è fatto il regolamento. E la risposta fu, non ce ne frega niente, fu supponente anche all'epoca la cosa. Allora, quello che dico io è una cosa ben diversa, se hai ragione o no. Se un problema che si ripete da amministrazione a amministrazione, allora tieni ragione lo sindaco, che non è un problema dell'amministrazione, della parte politica, ma degli uffici. E tu ti stallamenti degli uffici del comune di Erchi dopo essere stata 5 anni e non aver risolto il problema. Ha ragione lo sindaco che dici, dammi tempo, insegno agli uffici che sapono fare le cose che pure se ne state capaci che facete tra 5 anni. Quindi Chiara, io mi aspetto che la prossima volta che non ti arrivano i documenti, tu dirai alla maggioranza, i documenti ancora una volta non ci sono arrivati in tempo, prego la maggioranza, il sindaco, di porre rimedio alla nostra incapacità di non aver saputo in 5 anni insegnare agli uffici a mandare in tempo le carte alla minoranza. Questo mi aspetto da te, che tu dici all'usito la prossima volta. Perché sono gli uffici? Perché voi siete stati incapaci di insegnarvi questa cosa? Perché voi pensate che io sempre la maggioranza non vi frega niente della minoranza? Ma state la minoranza e tutto di pare è sorto un problema? No, il problema c'è sempre stato, Erchi. E ipocrisia, perché prima ero maggioranza e non ve ne fregaglio niente. Mostrate, e io faccio un invito a tutti i vostri fan, che prima dicevano, ma quindi si lamentano sempre, questi si lamentano sempre, boh, non è tollerabile. Ma dai, ma dai. Siete soltanto dei fan e degli ipocriti. Una parola, due bugie, come raccontate le cose. E faccio un invito a tutti quelli che mi seguono. Ma non li ascoltate questi fan della lista Avanti Insieme, che sono Avanti Insieme e continuano a prendervi per culo. Cioè, ma fatemi come vi fidate di Cristiano e Samaria. Io vi faccio vedere i video, vi faccio fare le comparazioni. Ecco perché poi alla fine i cristiani mi seguono e dicono così, perché non ho preso le parti di nessuno, però sull'ipocrisia vado a parlare, perché per me non andava bene prima e non va bene manco mo. Invece per quelli prima andava bene e mo non va più bene. E questo non è una cosa giusta, non è fare informazione, è fare il tifo e continuare a fare campagna elettorale. E non si risolvono i problemi con una campagna elettorale perenne. In questo caso ha ragione il sindaco quando dice è colpa degli uffici a già rimediare alle vostre mancanze. Io mi sarei aspettato a tutti questi grandi rompiscatole 2.0 del nuovo millennio che dicessero, ah bravo sindaco, hai saputo rispondere, il problema è degli uffici, non è della parte politica. Invece no, hanno usato la scusa per dire che è un problema della parte politica. No, perché non era un problema manco prima della parte politica. Infatti in alcuni consigli comunali viene anche detto dall'amministrazione vecchia che è un problema d'ufficio, che non gli arrivano le carte. Quindi, ma di che sta parlando veramente? Ma di che sta parlando veramente? Però, giusto per far capire il livello di questa opposizione, almeno di una parte di questa opposizione. Cioè, che poi giustamente la comprendo perché da pesciolini rossi non si ricordano e quindi ogni giorno una nuova avventura.
Oh, ho scoperto l'acqua calda! Oh mio Dio! E questo è il livello oramai! E tutti, ho scoperto l'acqua calda! Ma andiamo avanti. C'è da dire un'altra cosa sul consiglio comunale. In quel consiglio comunale ho assistito ad una scena. È stata detta soprattutto una cosa vergognosissima. Cioè, io non mi scandalizzo, però c'erano dei bambini. È stata detta una cosa in un consiglio comunale, o come si può essere in mezzo a una piazza, gridare in quella maniera. Cioè, l'assessore, il consigliere Saracino, che ha gridato cazzo davanti ai bambini. Perché è vero, molto probabilmente l'ha detto anche il sindaco, dobbiamo essere sinceri, però l'ha detto sotto voce, io ero lì presente, non ho sentito niente, non ho sentito. O per sentire se il sindaco ha detto veramente quella parola, mi sono dovuto chiudere in una stanza, a livello a tutto il volume, per sentire se ho sentito un bisbiglio. Sì, l'ha detto. L'ho ascoltato, si sente, ma in una stanza completamente isolata, a tutto volume, per sentire un bisbiglio. In quell'aula non si è sentito nulla. I bambini non avevano sentito nulla. I bambini hanno ascoltato solamente il consigliere Saracino, che in questo modo vergognoso ha gridato ai 4:20 la parola cazzo. Vai col filmato. Mi dispiace, però sentirsi dire cazzo in una pubblica aula non mi sembra una cosa normale. Però sentirsi dire cazzo, 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 cazzo in una pubblica aula non mi sembra una cosa normale. È vero, non mi sembra una cosa normale. Consigliere Saracino, Chiara, non mi sembra una cosa normale. Il sindaco l'ha detto, ma non l'aveva ascoltato nessuno. Era più che altro la cosa dentro sé, ma non per difenderlo, perché l'ha detta. Hai sbagliato, non perché non l'hai denunciato, cioè a denunciarlo. Hai fatto bene, dovevi dire, però il modo è stato sbagliato. Dovevi dire, segretario, il sindaco ho ascoltato che ha detto una parolaccia. Mi avvicino a lei e gliela riferisco, perché non è possibile che in una pubblica assise il sindaco dice certe parole. Basta. Ma non ti metti a gridare. Però capisco pure che voi siete abituati a gridarlo ai 4:20, perché non dimentichiamo cosa è successo a settembre. Vai col filmato. Farò, ma come cazzo lo farete? Come? Ma come cazzo lo farete? Come? Accelera! Addirittura, accelera! Perché dobbiamo dire che, cioè, alla fine accelera, in mezzo alla piazza non c'erano donne, bambini, no, accelera! Tanto si poteva dire, non sta dicendo Giuseppe Margherini, però ci lo dice un sindaco attuale, non va bene, perché la ricorda sempre, noi siamo noi e voi non siete un cazzo, sempre qui del ragionamento che parti, no? Farò, ma come cazzo lo farete? Come? Ma come cazzo lo farete? Come? Ma io mi domando, no? Cioè, mo vi sta scandalizzando tanto per lo cazzo dello sindaco? E sotto la chiazza vi sta eccitando tutti per lo cazzo di Giuseppe? E dai, ma ci rendiamo conto? Cazzo sempre della parola, sia qualcuno fraintende, eh? E dai! È mera ipocrisia tutto quello che state dicendo! Perché tante persone che stanno attaccando e offendendo il sindaco in questi giorni, che ha sbagliato, non si devono dire, neanche bisbigliando certe parole, quando si è una pubblica assise o una pubblica piazza, non si devono dire.
Però tanti paroli e poi quelle stesse persone, io presente, laggiù visti, sitati, in piedi, davanti alla, a quel parco, a battere le mani, tutti eccitati, vai, vai! Quando lì in mezzo c'erano tanti bambini. Questa si chiama ipocrisia. Quindi, ma veramente, di che cosa stiamo parlando? Poi, vorrei ancora dirvi qualche altra cosa per descrivervi meglio di chi stiamo parlando, appunto. Cioè, chi sono le persone di Avanti Insieme che adesso siedono all'opposizione in consiglio comunale. È stata fatta un'interpellanza. Ha parlato Giuseppe per chiedere come mai agli amici del carnevale siano stati dati 2.500 euro quando c'era solamente una delibera di 1.000 euro. Giuseppe, visto che tu eri lo sindaco, te lo spiego io. Perché noto che tutto che ieri sindaco ancora non sai come funzionano le cose, oppure li sai e facci la parte. Però ti devo dire una cosa. Tu quelle persone per cui hai fatto l'interpellanza te le candidati. E ti ringrazio perché io dissi delle cose importanti in campagna elettorale. Dissi che praticamente che non c'era nessuna delibera di impegno di spesa per il carnevale del 2020. E infatti i miei migliori, continuo a ripeterlo, l'ho detto tante volte ma continuo a ripetermelo, grazie, perché i miei migliori sostenitori siete voi, perché date sempre conferma a tutto ciò che dico. So che non vorreste farlo, ma essendo che avete la memoria dei pesciolini rossi, le cose vi riscordate e alla fine mi date sempre ragione, perché come si dice, per dire le bugie bisogna avere una buona memoria. Invece qua la buona memoria non ci sta e alla fine mi date sempre ragione. Wow, grazie veramente, di cuore, di cuore. Quindi, tornando a noi, io lo dissi in campagna elettorale che non c'era niente e che quindi sta piaglio in giro, quindi povere Vagnone. Ho detto tante volte, infatti, come la nuova compagine ha vinto elezioni, il primo invito che fece al sindaco fu quello di pagare il carnevale. Che dissi, qui si Vagnone, non c'è niente, perché la cosa era che non c'era niente, dissi, però hanno diritto, pagliateceli. E tu c'è voce faciti! Confermati, Guido, facendo un'interrogazione dicendo: com'è possibile che avete pagato 2.500 euro visto che c'era soltanto una delibera di 1.000 euro risalente al 2019? Grazie, esattamente Guido che ho già detto io. Come potete vedere, li rompi scatole, bucivi, non li dici. E cieca lo conferma Giuseppe Margheriti. Mi hanno criticato tanto che ho detto queste cose perché dici solamente bucivi, ti inventi le cose, così, e poi dopo. Stiamo a dicembre, ottobre, novembre, dicembre, dopo tre mesi Giuseppe ha detto il rompiscatole ha ragione, dice sempre la verità, diffidate di quello che dico io, ma fidatevi di quello che dice lui, perché fino a mo' bucivi non ne ditti, questo ha detto Giuseppe Margheriti, con le sue dichiarazioni. Cosa si è andato a fare? Ha chiesto il certificato anticorruzione, perché non sapevi tutto quello che c'era già fatto? Cioè si è andato a dire, perché avete pagato, visto che gli uffici vi hanno fatto il problema per la rendicontazione? Perché lo sapevi, che non avendo rendicontazione è quasi impossibile pagare. Allora io che dissi all'epoca, è sempre la solita storia, se vinciamo noi non ti preoccupare, si trova un modo che ti paghiamo, tanto. Sorda innanzi, sorda retro, non ci stanno problemi, troviamo un modo. Perché se non ci vincimo noi, qual è la cosa? Perché se non ci vinciamo noi, era questa la cosa, essendo che non c'è niente, essendo che non ci sono ricevute, perché avete fatto sostenuto delle spese, vi taccati, era questo. È logico che quelli si sono sentiti costretti a partecipare con voi. E io questo l'ho detto in campagna elettorale, lo dico adesso e tu me l'hai confermato. E come che me l'hai confermato? Appunto, andando dal sindaco e dicendo: come di fatto con li pagliati, visto che non ci stai niente? Chiedendo addirittura il certificato anticorruzione di quelli a cui hanno avevano le spese pendenti. Perché hanno fatto degli impegni, cioè hanno chiamato qualcuno, hanno fatto delle cose. E voi dite, c'era quello. Ma chi è quello?
E il sito ha detto, addirittura l'avete autorizzati voi, l'avete autorizzati, gli avete dato il patrocinio, non vi informati prima? Giuseppe, ma dai, ma sempre figure pure di facili con me. Ma dopo tanti anni non vedi binchiati, tenete ancora la faccia con parlati. Ma infatti io l'ho già detto pure a quelli di maggioranza. Non avete esperienza, l'ho detto all'inizio e lo continuo a dire adesso. Apro una parentesi. Uno dei problemi di questa amministrazione, poi parlerò di questa amministrazione, ma uno dei problemi è la mancanza di esperienza, oltre che politica, di vita della comunità erchiolana. Perciò questi non sanno niente, ma non è un problema loro, è un problema di tutti i nuovi consiglieri che ogni 5 anni si apprestano a diventare consiglieri. Perché? Perché durante le elezioni succede sempre il miracolo delle elezioni, che arriva questa fatidica chiamata dall'alto in cui tutti si sentono chiamati a portare legalità, benessere al proprio paese. Mi candido per aiutare il mio paese, di cui non sapono assolutamente niente. Ma non solamente quelli di questa, sarebbe successo anche nella lista di Domenico Mancini, sarebbe successo in quella del Movimento 5 Stelle, sarebbe successo anche nella lista di Avanti Insieme, perché c'è questa. E poi non sapono assolutamente niente, perché non il sindaco, ma una qualsiasi persona saprebbe dove rispondere a tante di quelle puttanate che dite in consiglio comunale. Voi in consiglio comunale ci stia io, non potete parlare, perché me le ricordo tutte le cose che hai detto, che hai fatto, quindi che avevano detto e come ti risposto. Quanti soldi sono stati messi per quella cosa, quanti per quell'altra, me le ricordo tutte. Non vi darei la possibilità di parlare, perché direi, sì, hai ragione, ma perché quando l'hai fatto tu? E gli altri si lamentavano, dicevi che era cosa buona e giusta. Non vi darei la possibilità di parlare, invece giustamente, non sapendo niente, vi danno la possibilità di parlare. Infatti io gli ho fatto un invito dicendo, andate e vedetevi tutti i video vecchi miei, ma oltre i miei, prendetevi consigli almeno degli ultimi 5 anni, e vedetevi tutti i consigli comunali per avere un'idea di che cosa è Erchie, quali sono i problemi e come si sono affrontati fino adesso. Questo è il consiglio che ho dato ai nuovi consiglieri di maggioranza. Almeno sanno di che cosa stanno parlando, per sapere dove rispondervi. Perché avete fatto ho sollevato la questione, prima la Chiara ha sollevato la questione dei documenti, nessuno gli ha saputo rispondere. Ci c'era stato io, c'era risposto. Questo è un problema. Un problema di esperienza, sia politica che di vita della cittadinanza. Perché fino adesso hanno tutti vissuto le loro vite, ma effettivamente della vita politica, non dico sociale, ma politica di questo paese, non hanno fatto niente, se ne hanno strafregati tutti. Tornando a noi, caro Giuseppe, tu hai fatto questa interpellanza, hai chiesto queste cose e lo sindaco ti ha risposto. Ha detto, tranquillamente, per quelle dichiarazioni che avete fatto voi sulle delibere precedenti, avevo tutta la facoltà, visto che hanno fatto roba sociale per il bene della ci posso dare quello che voglio. E gliel'ho dato, anche senza questo fatto. Ed è tutto, cioè, o non li sapevi queste cose, oppure le sapevi e le hai tenute per te, come per dire, se vinco io ti ridao, se non vinco io ti tacchi. Ecco, era quella la cosa semplice, era quello che ho detto in campagna elettorale e tu me l'hai confermato, grazie. Poi c'è un altro problema che è stato sollevato anche sono due le ultime cose, perché altrimenti il video, infatti faccio una premessa, il video lo divido in due, il gazebo sarà un video che dove tratterò solo il gazebo, ma questo era un video introduttivo per sapere di chi stiamo parlando, chi sono alcuni degli attori di questa tragicomica che è quella del gazebo, come tratta il sindaco gli impiegati comunali, cioè non è modo di trattarli. Bagno, ma l'hai visto l'ultimo consiglio comunale? Quando il sindaco chiede al segretario
perché è lui che se ne occupa di dare spiegazioni sui certificati anticorruzione e dice non so. Ma sapete quanto pigliano lo segretario di Erchia? 120.000 euro. Sì, li capite un bueno. 120.000 euro. 120.000 euro. 10.000 euro al mese. Per 10.000 euro al mese io pretendo che sappia vita, morte e miracoli. Di le carte che passano sotto alle mani e quelli che passano tra il comune di Erchi, tutte le da sapere. Per 10.000 euro al mese. Non è che dici non lo so. Voi, per pigliare 1.000 euro, e già li sta piantati perché tante persone ne prendono 5, 6, 700 euro. Ma quanto lo facite? Cuppiati sti soldi. Tanto lo facite, no, di più. E un cristiano che abbia 10.000 euro al mese. Scusate soltanto che cosa sta passando dal comune? Si permette di dire, non lo so. Non lo so. Ha ragione lo sindaco, che si incazza a morte. Ha ragione, ma voi non vi sentite sollevati dalla parte posteriore del corpo? Quando una persona che prende 10.000 euro al mese dice non lo so? Io sì. Mi sento sollevato dalla parte di dietro. Mi sento offeso come cittadino. E voi vi dovreste sentire offesi come cittadini perché pagate le tasse. Con quelle tasse viene pagato quello stipendio. Per fare che cosa? Niente. Ha ragione pienissimo il sindaco che si incazza. E qua dovrete dargli ragione. Perché su Comune di Erchi pigliano tanti soldi e non fanno niente. E finalmente si iniziano a fare le cose. Cioè lo stipendio se lo andrà a sudare, magnò. Quindi è inutile che mi dicono il sindaco tratta male il segretario durante il consiglio comunale. Non lo sta picchiando, lo sta sgridando, gli sta facendo vedere che è un incompetente, che sta rubando in questo caso dei soldi, perché se io non so niente e devo fare quello, se lavorasse in un ufficio privato, ah, mo che ero licenziato. Quindi di che sta parlando? E ancora i leoni da tastiera che scrivono contro lo sindaco. A favore a quelli che veramente si pigliano tanti soldi e non fanno niente, contro lo sindaco, che si incazza perché si sente da cittadino erchiolano, si sente pigliato per culo. Vergognatevi voi che fate politica. Non è che non ci andrà mai avanti, proprio per cristiani come a voi, che tollerano questi tipi di comportamenti. Poi lamentiamo che diciamo che in Italia non ci funziona niente. Poi un'altra cosa, l'ultima e poi questo video lo finisco, le luminarie, si è detto tanto sulle luminarie, io sono favorevole alle luminarie, e mo vi spiego pure perché, questo è un fatto di vita personale, quando facevo il clown di corsia, andavo in ospedale, reparti dove le persone morivano o stavano male. Lunga degenza, in pediatria oncologica. Quando entravamo, le persone praticamente ci dicevano, veramente dove stavano più che altro i vecchi, ci dicevano che portava, cioè entravamo ridendo già, facendo casino, perché già ci dovevano ascoltare. Venivano i parenti delle persone che stavano male. La frase che ci dicevano più spesso era: ma ci sta facile qui? Ma vi rendete chi c'è in questo reparto? Qui si soffre! Si soffre! Cioè, qui si soffre. Non potete ridere, non potete scherzare. Qua le persone stanno male, devono soffrire. Non possono ridere, hanno a soffrire. Questo era il messaggio che ci volevano far passare. Questo era il messaggio, perché? Perché le persone stanno aspettando la morte. E quindi tu che faci? No, io vado e dico, me, come stai? Come stavo, fiacco. Sta soffrendo, no? Sì, è giusto.
e ricordate pure che da morire. Cazzo! Questo era il medico, così era, questo è come veniva affrontata la morte. Il clown cosa faceva? Noi andavamo e proprio per rispetto alla morte, per rispetto alla sofferenza, cercavamo a chi stava male di fargli ricordare i motivi per cui doveva vivere, per farsi forza. Non doveva pensare alla malattia, doveva pensare a quando stia bueno, che dice, già tornato che sta bueno. Doveva ridere e scherzare, gli facevamo ricordare la vita. E chi stava per morire, gli davamo qualche gioia, un po' di sorriso prima del passaggio. E non gli facevamo affrontare la morte cupamente dicendo, ma no, sta a muero, sta a muero, sì. Ma noi gli facevamo parlare, ricordare i momenti belli della vita. Perché la morte è parte integrale della vita. Se vuoi celebrare solo la morte, ti scordi di vivere. Chiuderti in casa, perché ci sono stati i morti in questo periodo. Che significa? C'è lo stato di muerte? Allora consiglio mia. Chiuditi tra la bara e metti direttamente tra l'ucchia. Ci questo è lo rispetto che vuoi porti tra i morti. E muori anche tu. I morti si rispettano con l'inno alla vita. Il Natale è questo. È un invito alla rinascita. Alla nascita di Gesù, la luce. Un invito alla nascita. Ed era quello che facevamo. Voi invece c'è cosa continuare a dire... sono morte altre persone, si soffre e dobbiamo continuare a soffrire, dobbiamo stare tutti giù con il muso lungo, depressi, in casa, chiusi e stare male. Questo è il messaggio che volete far passare quando non volete le luminarie. Io li voglio, perché quella luce è una luce di speranza che sta portando avanti, sta facendo finire il nuovo, il vecchio anno e sta portando quello nuovo, è un invito alla vita. Dobbiamo essere fiduciosi che ci sono state quelle cose, ma la vita continua, la vita sarà migliore. E poi mi facete tante storie sopra i luminari, in un periodo come questo si sarebbe potuto risparmiare. Sì, è vero, ma con quelle luminari ha interagito con tantissime persone. Tantissime persone depresse hanno visto un po' di luce e si ripigliano. Come fargli fare mezza risata in un ospedale quando incontri un bambino che sta male? È la stessa cosa. Poi naturalmente non tutti lo capiscono questo. E ci sta. Perché l'ignoranza è tantissima ancora. Ma io, come facevo all'epoca e come ricevevo le critiche all'epoca, anche adesso mi sono favorevole alle luminarie. E poi parliamo di soldi. 9.500 contro 7.500 che si spendevano prima, no, non ne so 7.000, solo 8.000, perché non ci scordiamo le 500 euro che venivano date in premio agli esercenti che addobbavano i loro, quindi 7.000 più 500 e sotto questa parlavamo di 1.500 euro. Naturalmente chi ha fatto tutto questo casino per 1.500 euro capisco anche che avendo messo durante il periodo di coronavirus per i servizi sociali cifre modestissime, proprio perché sa che con cifre modestissime 1000, 2000, 3000 euro si risolvono i problemi di tutta Erchie, la gente non muore più di fame perché si sa con 5000 euro si dà da mangiare praticamente a mezza Italia con 5000 euro, giustamente facci tanti cazzatori di chiacchiere per 1500 euro e ci sta, perché sicuramente avranno fatto dei calcoli e avranno capito che con 1500 euro si risolvono i problemi di Erchie, perché basta andare a vedere un pochettino le delibere fatte durante il periodo del coronavirus di marzo e vediamo un pochettino che le cifre non è che sono astronomiche quelle messe per i servizi sociali da parte del comune di Erchie. E quindi capisco che si stanno facendo tanti problemi in 1500 euro. Altrimenti una persona normale direbbe, ma veramente, ma di 1500 euro sta parlando? Per me non sono niente, per voi non sono niente. Per un amministratore che sa che con 1500 euro si sfama praticamente i tre quarti della gente povera di Erchie, sono un problema. Anche se secondo me con 1500 euro non si faccia assolutamente niente, non si faccia. Però loro sono dei geni della matematica, dei calcoli, e sanno che è così. Anche qui io mi sento leggermente preso, sollevato dalla parte posteriore,
da queste persone, però tutti quelli che li sostengono sanno che con 6.500 euro bastano per un intero paese. E penso pure che a voi con 200 euro passati tutto il mese, no? Tutta la famiglia vostra che sostiene Chiara e Giuseppe, 200 euro al mese passate tranquillamente, è vero? E ci non è vero così? E tutti gli altri, tipo, se prendete 1.000 euro, 800 li date in beneficenza, penso, per aiutare tutti i paesi limitrofi. Cazzo, quanto è bella Erchi, oh, non me ne era mai reso conto, guarda, veramente, di tutta questa bontà. Perché con 200 euro si campa e con il resto si sollevano le sorti degli altri paesi. Perché con 1.500 euro si sollevano le sorti di un paese. Voglio, parliamo seriamente. Ma ci rendiamo conto dell'ipocrisia ancora una volta che queste persone stanno usando? Perché non voglio torno sempre sopra le stesse cose. Ma 200.000 euro per la campagna elettorale durante l'arrivo di Santa Lucia e Sant'Irene, ma andremmo scordati 200.000, passati 200.000 euro. Quindi era tutto giusto, buono e giusto, nessuno si è lamentato. E poi, i Leoni della Stella mi fanno problemi 1.500 euro. Ma ne rendivo conto? Dai, veramente oramai stiamo cadendo nel ridicolo con questo comune. Con quelli della vecchia amministrazione che facevano danni prima e volevano fare una parte di onesti buoni. Di quindi che prima non se ne fregavano niente di come facevano le cose tra il paese e mo gli va non gli va bene mai niente, non gli va bene. E ancora di più, ve ne renderete conto quando inizierò a parlare dei gazebo, perché lì c'è una tragicomica, non una comica o una tragedia, una tragicomica. Ecco perché vi invito a... dopo aver visto questo video, a guardare il prossimo, dove parlerò della situazione dei gazebo, perché vi racconterò alcune cose che tanti non sanno e che forse vi farà guardare con occhi diversi tutta la situazione. E premetto già da adesso, saranno guerpi per tutti, perché ricordatevi, il rompiscatole le scatole non le apre, le rompe.